Uomini e donne, la decisione shock di Paolo Crivellin. Paolo Crivellin, uno dei tronisti di Uomini e donne, dopo essere misteriosamente sparito dal programma, con grande preoccupazione dei fan che credevano fosse stato silurato dalla produzione del dating show, sembrerebbe finalmente pronto a scegliere. Ecco cos'è successo durante le ultime due registrazioni del dating show, quando il torinese era assente dalle puntate e Paolo Crivellin, tronista di Uomini e donne, sembrerebbe finalmente giunto alla scelta finale. L'ex tentatore di Temptation Island ha trascorso più di 5 mesi nel dating show di Maria De Filippi e fino alla fine sembrava in bilico tra la scelta e l'abbandono del trono. Crivellin infatti, dopo essere uscito con diverse corteggiatrici, da Esther Glam a Giorgia Caldarulo, è rimasto con le due partenopee Angela Calloisi e Marianna Cerno. Paolo è stato avvolto da un vero e proprio mistero che ha incuriosito i fan del programma. Il tronista è infatti scomparso per ben due registrazioni del Trono Classico e così molti sul web hanno ipotizzato che fosse stato silurato dalla produzione del programma, vista la sua perenne indecisione, e visto l'affollamento di tronisti che popolano lo studio di Canale 5. Maria De Filippi però non poteva certo deludere il suo pubblico e chiudere il trono senza la scelta, o un'eventuale non scelta, e così secondo alcuni rumors che circolano sul web il ragazzo avrebbe trascorso, come da lui richiesto, due giorni con entrambe le corteggiatrici, in una villa, ma una poteva spiare le mosse dell'altra. Piuttosto singolare ciò che è accaduto a Paolo, o meglio, una novità che non era mai accaduta nella storia di Uomini e donne: Crivellin sarà finalmente pronto a lasciare la trasmissione e vivere la sua storia d'amore con Marianna o con Angela? Le due corteggiatrici, seppur riluttanti all'idea di trascorrere alcuni giorni di convivenza con Paolo, pur di arrivare alla scelta finale hanno deciso di accettare il compromesso. Chi sarà la fortunata che vedrà scendere gli ambiti petali rossi e potrà cominciare una storia d'amore con l'affascinante tronista torinese?